Fate largo, gente, che deve passare il presidente Bonaccini. Eh sì, perché abbiamo scoperto che nel 2016 il suo capo di gabinetto ha fatto richiesta e ottenuto l'utilizzo della paletta e del lampeggiante che solitamente è in uso alle forze dell'ordine. Non solo, questa richiesta è stata rinnovata anche di recente per due autisti che appartengono alla società che fornisce auto di noleggio con conducente proprio per la regione, le cosiddette e famose auto blu. Questa è la dimostrazione che non è vero che il presidente, come ci ha sempre invece raccontato, gira la regione in lungo e in largo con la sua SEAT, ma in realtà utilizza questi mezzi preclusi ai normali cittadini per non rimanere imbottigliato nel traffico. Un privilegio odioso, ingiusto e antistorico, che non è tra l'altro giustificato da emergenza o situazioni di pericolo, ma che permetterà al presidente di poter non rispettare il codice della strada, i limiti di velocità e stracciare i semafori rossi.